stagione al Tribunale, è una cortesia. C'è il manifesto del chiostro di San Francesco, inchiodato a loro. Ho chiesto più volte a tra consiglieri, a censori, non sono stati capaci, visto che il chiostro è diventato un impatto più bello del paese, perché è stato inchiodato, smesso di farci, però è la stessa una volta. Avremmo detto, avete visto che lui è sempre uno di quelli che ci dà dei suggerimenti. Certamente abbiamo detto pubblicamente, non possiamo venire lì, ma sarà fatto immediatamente. Noi ti ringraziamo di tutto quello che è della collaborazione. Giulio. La mattinata è piena, ci sono tanti premiati, tanti giovani che vi aspettano, ci riduciamo, diciamo, quasi all'essenziale. E passiamo adesso invece a Martigiano, anche perché, come dicevo prima, si cerca sempre di premiare un po' tutte le categorie, gli altri sono i coltivatori, i marinai, i pescatori, più volte gli artigiani. Adesso invece di premiare, una volta abbiamo premiato artigiani della Tarsia, adesso invece premiamo una persona che ha fatto, anche lui è entrato nelle case di molti sorrentini, di quasi tutti i sorrentini, quando la tecnologia non ci permetteva di cambiare continuamente l'elettrodomestico e pertanto c'era la manualità che era fondamentale per far vivere il mezzo sempre più a lungo e non era facile anche economicamente cambiarlo continuamente. Parliamo di Alfredo Marco. Alfredo Marco, artigiano, laborioso artigiano che ha incessantemente speso la propria vita per la comunità sorrentina attraverso il proprio lavoro. Grazie a te. Grazie a te di tutto quello che hai fatto per noi. Grazie a te. Adesso passiamo invece alla categoria dei commercianti. Qui si chiama per me una grossa emozione. Cerco di recuperare un po' di cose, purtroppo fa parte della vita di uno di noi anche a loro, no? Una coppia meravigliosa, marito e moglie che hanno vissuto una vita insieme, sono stati capaci di avere un'attività commerciale dove era un punto di riferimento per noi ragazzi che andavamo a comprare i giocattoli. Poi si sono trasformati, hanno avuto la capacità di essere una coppia modello, una coppia, diciamo, dove la famiglia veniva prima di tutto, hanno cresciuto vita. E
parliamo di Antonino Marino di Toperba. Chiedo scusa per l'emozione, ma un ricordo ha fatto parte della nostra vita. La motivazione per una vita interamente vissuta per l'attività commerciale, soprattutto dedicata a regalare momenti di gioia ai nostri bambini. Diciamo voi meno giovani non deve essere un segnale, un monito per i ragazzi che sono qui presenti, perché la vostra vita deve essere utile anche agli altri. Chiamo Giulia Fortuna e tanto vi ringraziamo di tutto quello che avete fatto per voi e continuate a lavorare. Giustamente mi ricordavo la fortuna, le bustine dei calciatori, le bustine di tutte le raccolte, voglio dire, è una vita dall'arco di via, dell'arco di via San Cesare, via Muro, e di loro sono trasferiti al Corso Italia, voglio dire, una vita di esperienza. Invece passiamo anche qui a un altro professionista, uno che è stato più volte amministratore della città, che è stato la guida per molti ingegneri di Sorrento, un uomo per bene, una persona che ha deposto interesse nella città ai propri interessi. Parliamo dell'ingegnere Carmine Sessa. Valente professionista impegnato anche nella vita politica cittadina, guadagnato amministratore, contribuendo così allo sviluppo politico e amministrativo della città del Tasso. Grazie ingegnere. Ho visto di essere in ottima la compagnia e questo mi rende molto felice. Sono anche in questi 3 anni e quindi mi permetto di